Pur essendo ancora un anno dove la pandemia un po' ha influito, l'attività è stata molto, diciamo, importante e molto frenetica, che abbiamo organizzato singolarmente o in collaborazione ad altre associazioni circa 60 eventi e abbiamo coinvolto circa 40.000 persone. Sono numeri importanti e sono numeri che fanno capire anche che se la Proloco riesce a lavorare con l'aiuto di tutti, possiamo dare un contributo molto forte, diciamo così, alla dinamicità, alla vivacità della nostra città. Quali sono gli eventi che riempiranno le vie e le piazze di San Giovanni nel 2023? Ma il nostro calendario è un calendario abbastanza, diciamo, storico. Noi partiamo con la primavera, con le feste del Carnevale, gli Uffizi, la Salacca, arriviamo poi al Giugno San Giovannese con tutta una serie di eventi legati all'inizio della stagione estiva, poi c'è l'estate San Giovannese, è uno, diciamo così, un teatro all'aperto dove ci sono manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali. Arriviamo al settembre San Giovannese con la Refricolona, la Marzocchina e il Perdono e poi ottobre con Mai Stufato, questa bellissima festa che è iniziata l'anno scorso e che continuerà anche quest'anno, Halloween e poi le feste di Natale con diciamo la dopo della città che facciamo insieme all'amministrazione comunale, il nostro video degli auguri e tanti altri eventi. Ma la Proloco è un'entità, diciamo, importante per la nostra città, è il motivo per cui noi cerchiamo tanta gente che si vuole associare alla nostra associazione, è perché impegnarsi nel nostro lavoro è importante per promuovere la nostra città, per farla conoscere, per aumentare anche quello che è il suo appeal attraverso iniziative di carattere culturale, enogastronomico, sociale, sportivo. Questo è uno dei motivi principali. Credo anche che impegnarsi nel volontariato sia una cosa anche molto gratificante per le persone, perlomeno dal mio punto di vista è così e sono convinto anche che chi magari vuol venire a darci una mano alla fine si sentirà appagato di questo lavoro. I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il giovedì anche nel pomeriggio. Venendo qua riceveranno tutte le informazioni possibili per sottoscrivere la tessera oppure andando anche sul nostro sito c'è un percorso, diciamo così, che ti accompagna anche a un'iscrizione online.